solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Dio vi ha amati e vi ha prescelti. In quei giorni Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore Dio tuo. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete più piccoli di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Riconosci dunque che il Signore, tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni a quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga nella loro propria persona quelli che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, nella sua stessa persona lo ripaga. Osserverai dunque i comandamenti, le leggi e le decisioni che oggi ti do, mettendole in pratica. Parola di Dio. Il Signore è buono e misericordioso. Anima mia, benedici il Signore. Tutto quanto in me benedica il suo santo nome. Anima mia, benedici il Signore. Non ti dimenticare di nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità. Risana tutti i tuoi mali. Riscatta dalla fossa la tua vita. Ti incorona di grazia e di bontà. Il Signore ristabilisce la giustizia. Le sue eque decisioni sono per tutti gli oppressi. Egli manifestò le sue vie a Mosè, le sue azioni ai figli di Israele. Pietoso e benigno è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, né ci ricompensa secondo le nostre iniquità. Seconda lettura. Dio ci ha amati per primo. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni e gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio quale propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci, gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo a vicenda, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Da questo conosciamo di essere in Lui ed Egli in noi, dall'averci fatto dono del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque professa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi sta nell'amore dimora in Dio, e Dio in Lui. Parola di Dio. Io sono mite e umile di cuore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese la parola e disse: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai semplici. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi fu dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Amen.
Amen.